La spiaggia nord della Sassonia non passa di certo un bel momento. Le forti mareggiate dei mesi scorsi hanno riaffiorato gli scogli che delimitano la passeggiata, ormai diventati pericolosi e alcuni addirittura instabili. E come potete vedere in alcuni punti ci sono delle vere e proprie buche, pericolose sia per i bambini ma anche per chi passeggia. A segnalare il disagio sono gli stessi cittadini che interpellano il comune a delimitare l'area ed intervenire al più presto. Inoltre, a fare i conti con questa situazione è lo stabilimento balneare dei Bagni Carlo, che sta vedendo sempre più mangiarsi la spiaggia ogni anno dall'erosione del mare. La causa? Le due scogliere presenti non concluse e la mancanza della realizzazione dell'ultima a lato della passeggiata. Una situazione che non passa inosservata neanche ai fanesi. Che non è una cosa bella da vedere, non so se va trattata così una spiaggia. La spiaggia è rovinata, Carlo è anche un amico mio, poveretto, è anche dispiaciuto per quello che sta avvenendo. Promesse non mantenute, di scogliere ci dovevano essere e non ci sono mai state, e certo è un danno grosso. C'erano circa 100 metri di spiaggia e non c'è più niente. Ovviamente noi siamo alle porte della stagione e per cui siamo preoccupati, perché avendo comunque, come tutte le concessioni balneari, a Fano un turismo prettamente locale, abbiamo anche delle promesse da mantenere ai nostri clienti e in questo momento stiamo prendendo protezioni, cerchiamo comunque di essere positivi ma sempre con un po' di paura per non poter mantenere le promesse. Forte è il messaggio che l'operatore vuole inviare agli organi competenti. Bisogna dar atto che un grande merito va dato alla regione, e quello che va detto e soprattutto nella figura di Stefano Guzzi, che è stato proprio ha cavalcato il nostro problema e ci ha consegnato in tempi record, ha fatto in modo di consegnarci in tempo record dalla regione via e permessi. E comunque abbiamo la promessa anche dalla regione, anche questa volta, che aiuteranno comunque anche il comune per la questione scogliere. Detto questo, Cristian Fanesi, che ha detto a questa problematica, anche lui ha lavorato, malgrado ci siano stati anche degli errori, ha lavorato e siamo arrivati al punto di avere in questo momento in atto una gara, per cui sono 10 giorni che è in atto una gara per un'azienda che verrà a fare il lavoro sia di ripristino delle due scogliere, perché devono essere finite, sia dell'effettuazione della nuova scogliera, e con la promessa che loro dicono fine aprile, io dico fine maggio, ma magari fosse anche i primi di giugno, anche l'ultima scogliera verrà finita, anche perché altrimenti qui Bagni Carlo, un pezzo di Bagni Gabriele, l'Isippo, scogliera che riguarda l'Isippo e anche lo Stabulario, perché qua quando sono le mareggiate è un gran casino, e ci saranno dei guai, insomma.